Ragazzi, 12 giugno 2019, 12 gennaio 2024, 4 anni e mezzo dopo. Non mi sembra vero, raga, non mi sembra vero. Ricordate i 2 giorni passati con l'Atalanta, gli sfoghi, non c'è più. Sono felice come una Pasqua, sono. C'è un sole che spacca le pietre e finalmente, 4 anni e mezzo dopo, sembrerebbe essere cosa fatta, ragazzi. Il signor Radek Krunic è ufficialmente un calciatore della scoppia, maledetta puttana. È ufficialmente, porca puttana, raga, un giocatore entra o non entra? Non penso proprio. Qua, ci siamo, ci siamo. 3, 2, 1! Ci siamo, è aperto. 3, 2, 1. Niente, raga, è tosta come una pietra, è tosta come la nostra pazienza con lui. È ufficialmente un calciatore del Fenerbahce. Manca spruzzato, incredibile, che schifo. Non è 1,99 euro della Lidl questo, ragazzi. Ogni promessa è debito. Ogni promessa è debito. E questo qua sarà un brindisi di quelli proprio goduti. Ma goduti tantissimo. Bello, ma vi faccio sapere anche se è buono. Intanto, salute a tutti voi. Viva. A vedere se mi posso filete. Tutto. Viva. Tutto. Ragazzi, fammi alzare qua. Prima che mi sente qualcuno. Siamo tornati alla libertà, ragazzi. Alla libertà. Però dopo ci sarà anche un però. Intanto, 4 anni e mezzo dopo, Krunic è ufficialmente un giocatore del Fenerbahce. Sa di tap. No, non è vero perché il tap era di plastica, quindi che cazzo sa di tap? Questo sapore di libertà, buonissimo. Questo sapore di libertà. La bottiglia è invecchiata 6 mesi. Un brindisi a tutti voi. E che questo qui possa non farsi più vedere neanche sui cieli di Milano, neanche in linea d'aria, neanche sulla linea d'aria deve essere di Milano. Vai via. Schifo, vai via. Schifezza, quante gliene abbiamo bestemmiati in questi anni? Ditemi la verità. Quante volte l'abbiamo bestemmiato? Non mi sembra vero! Krunic è fuori dal cazzo! Non mi sembra vero tutte le mie sfasate! Sembra quasi come usciti dal ca... Non che... Scusate, ho pure digerito. Non che io sia mai stato in carcere, eh? Però mi sa tanto di liberazione. Mi sa tanto di proprio quando torni alla libertà, quando esci in un posto dove non vorresti stare, quando ti aprono le porte e ti dicono vai, esci. Questa è la mia sensazione. Tanto è veramente buono sto spumante. Ma adesso, intanto mentre continuo con questa bottiglia, io non bevo, lo sapete. No, non lo sapete. Però chi mi conosce sa che io non è che bevo, non sono un bevitore. Oh, che buono, come frizza. Buono, veramente veramente buono, soprattutto perché come si dice, per la ragione che ha, perché non è un Cabernet del 1857, è una bottiglia del 2019, 4 anni, decente, dolce, uno spumante dolce, dolce come la nostra vita. No, a mai più. Il Fenerbahce è riuscito ad acquistarlo per 5 milioni più uno di bonus. Io vi perdono qualsiasi cosa quest'anno, guardate, vi perdono qualsiasi cosa. Ci avete liberato da questo bruttissimo male. Adesso ci sarà anche il ma. Adesso vi aggiungerò anche il ma. Aggiungiamolo subito. In questi 6 mesi, da luglio fino ad oggi, o fino a quando l'hanno buttato fuori fuori squadra, ho sempre detto il male del Milan e Krunic. Diciamo che col passare del tempo, con queste settimane passate,
ci siamo accorti che il male non era tanto lui, ma chi ha preferito costruirgli e chi ha voluto costruirgli una squadra intorno. Chi ha preferito quest'estate non cederlo per 11 milioni sempre a Fenerbahce, costruendogli attorno una squadra, perché ragazzi, io me le ricordo le prime partite, era Krunic più altri 10, ma questo non solo quest'anno, eh? Questo non solo quest'anno. E soprattutto dopo 6 mesi lasciandolo partire dicendo è meglio che si trovi in un'altra squadra. Ora, dopo, quando uno poi a Pioli dice aziendalista, si deve rileggere queste sue dichiarazioni, perché quest'estate si era messo di traverso, ha detto Krunic assolutamente non si muove, non lo sostituiva mai. E poi arriva gennaio e a un certo punto dice no, è meglio che si trovi in un'altra squadra. Quindi diciamo che in questi ultimi giorni l'immagine di Rade Krunic, che adesso non è più un giocatore del Milan, si è un po' pulita, sporcando ancora di più suo papà, suo marito, sua moglie, chiamatelo come cazzo volete, ma gli hanno venduto il figlio. E io già so che sono dichiarazioni di facciata quelle che ha detto Pioli. Si deve trovare un'altra squadra perché qualcuno da sopra gliel'ha detto, guarda che questo non rinnova, questo non rinnova, non farlo più giocare perché questo non rinnova. Cacciato fuori. Quindi scaricato, hanno divorziato, quindi il male del Milan adesso rimane uno solo, che, anzi due, quello più sopra di tutti, che purtroppo non è che lo puoi andare a sparargli addosso e cacciarlo via. Però diciamo che non mi prometto niente, ma potrebbe esserci un altro Brindisi quest'estate, qualora il male del Milan, ovvero in questo momento Stefano Pioli, ci potrebbe essere un altro Brindisi. Anzi, all'esonero di Pioli, ragazzi. L'esonero di Pioli, salute. Sembra pipì però, che schifo, mamma mia. Invece buonissimo. Ah. Detto questo 12 gennaio 2024 me lo ricorderò per sempre. Me lo ricorderò per sempre. Sono accadute parecchie cose questo 12 gennaio 2024, anche al di fuori del calcio, ragazzi. Visto che siamo qua a Milano, vi faccio un breve inciso. Diciamo che io, da grande appassionato di musica rap, oggi dopo 10 anni sono tornati i Club Dogo, il Milan ha venduto Krunic. Devo festeggiare. Sto 12 gennaio devo proprio festeggiarlo, lo segno con la matita rossa, lo segno con la matita rossa sul calendario. L'anno prossimo festeggeremo il primo anniversario senza Rade Krunic. Questa è una promessa. Ennesimo Brindisi, a voi, questo a tutti voi. Se anche voi brindate a me, like, condivisione, iscrizione al canale. Ciao a tutti, belli, io continuo la mia festa. E via! È andato!